grazie veramente a tutti e veramente questa volta questo è uno dei casi in cui abbiamo dimostrato che saper fare squadra porta grandi risultati. Grazie ancora. Questo è un altro passo verso il ritorno alla normalità di questi territori, del contatto tipico che da sempre c'è tra la Brianza Lecchese e questa parte di questa sponda della questa parte della Bergamasca. Dico uno dei punti perché già il primo passo in avanti l'abbiamo fatto con la riapertura al traffico pedonale, quindi con l'allestimento di tutta una serie di servizi sostitutivi che permettevano, rendevano più facile l'attraversamento e davano una mano appunto ai cittadini a svolgere questo attraversamento pedonale. Questo è il secondo punto, c'è la riapertura del traffico veicolare con la possibilità di attivare anche tutta una serie di mezzi di strumenti sostitutivi che permettono di raggiungere, quindi di collegare le due stazioni. Il terzo passo ovviamente sarà la riapertura totale, che speriamo avvenga con i tempi e le modalità di come sono proceduti fino ad oggi i lavori, cioè speditamente, in maniera coordinata tra tutti gli enti e addirittura con un po' di anticipo.